Ciao a tutti amici softwareisti, io sono Puli e bentornati su Socks of Terra. Oggi mini recensione del mio nuovo paio di guanti tattici della Mechanics. I Mechanics Impact 1, colorazione Dark Earth barra Coyote barra merda secca, chiamata come vi pare. Allora, mentre li indosso, comincio a farvi un minimo di presentazione del prodotto. Intanto, diciamo che si tratta di un ottimo guanto come vestibilità e qualità dei materiali. La Mechanics non per niente è riconosciuta anche a livello mondiale per fabbricare guanti e materiali di grande longevità, grande qualità. Allora, come materiale abbiamo un buon tessuto traspirante, devo dire, perché non fanno assolutamente caldo sulla parte superiore del guanto, un'ottima gomma protettiva che sta al di sopra del tessuto traspirante, la targhetta della Mechanics che è molto figa, mentre il palmo è in penso finta pelle con rinforzi sul palmo stesso, sulle due dita mignolo anulare e soprattutto molto importante sul dito indice, perché qualora voleste infilarvi il dito in culo siete protetti al 100% anche dalle malattie veneree che si trasferiscono. Niente che dire, mi indosso anche l'altro. Abbiamo detto, è un guanto che per il softwareista, cosa succede? What's up man? Keep up motherfucker. Andiamo? Ma qual è sta roba? Non sapevi quanti guantoni? No, oggi è la recensione, domani metto i guanti borchiati che andiamo a picchiare con lo stronzo che ci deve dare i soldi. Ti spacco il culo, man, capito? Keep up, motherfucker! Chiaro, no? Andiamo avanti, qua almeno andiamo subito a gonfiarci. Allora, discorso prezzo. Prezzo siamo sui 30, 35, 40 euro, dipende dallo store. Per confrontarli con un guanto di alta qualità, come per esempio gli Oakley, già recensiti, possiamo dirvi che onestamente siamo lì, l'Oakley veste più stretto, questo veste più largo, tant'è che io per esempio porto una M per ogni tipo di guanto di ogni sport esistente nella faccia della terra, e questo nonostante sia una M a volte lo sento un po' largo, un po' lasco. Se avete una M piccola prendete piuttosto la S, se avete una M standard andate sulla M perché la S probabilmente vi sta, se stretto. Volete provare questo nel culo sicuramente non vi sta sicuramente largo, perché se vi sta largo vuol dire che siete spanati, anche perché quello tramuta la S in M e poi appunto spana. Quindi ne facciamo qui e poi e via, meglio del niente, niente, abbiamo detto più o meno tutto, direi è un guanto che ci sentiamo di consigliare, ottima longevità, ottima qualità. Vedrete come al solito entro un paio di giorni le foto dettagliate sul nostro blog, quindi sempre se riusciamo a pulirli, sono un po' smerdati dall'ultima perdita anale che c'è stata durante lo stantuffo. Speriamo di riuscire a pulirli adeguatamente, ma che vada, se vedete un po' di marrone sicuramente non sto a dirvi cosa. Niente, iscrivetevi al canale Facebook, al canale YouTube. E se non lo fate, questo affare qua, l'abbiamo prima cosa fa, Mi sembra di essere stato un minimo eloquente, proprio un minimo, Ecco, chiaro. Niente, per Softair oggi è tutto. Io sono Puli. E io sono Mice. E noi siamo i Softair!